attimo, per cortesia? Nadia, vattene, non c'è niente da discutere, tra me e te è finita, vattene! Questo lo credi tu, ma non ho capito perché ti arrabbi, io sono venuta a vedere la casa, non so, a vedere come... Bella la casa, l'arredamento, scommetto che ha scelto tutto lei, tu non hai mai avuto gusto in questo. Sono cose che a te non ti interessano. Madonna, come te la prendi? Hai paura? Poi questa visita alle 7:30, cos'è? Diciamo, non lo so, volevo vedere come eravate sistemati. Niente in contrario, spero. Avanti, sputa fuori ciò che deve dire. Niente, ti ripeto, volevo solo vedere come eravate sistemati. Ci siamo sistemati molto bene, ci vogliamo bene, ho formato una famiglia, non voglio rotte le scatole, vattene. Sicuro? Sei sicuro di questo? Certamente. Ma tu non hai capito perché sono qua, Benito. Perché sei venuta? Cosa vuoi? Avanti. Cosa voglio? Cosa vuoi? Tra poco lo capirai. Non ci riesco a capire, solamente sono in ritardo e devo andare in ufficio. Beh, visto e considerato, adesso capirai perché sono qua. Lei lasciala fuori perché non è con lei che ce l'ho, ma bensì con te. È con te che voglio discutere, perché sei un bastardo. Cos'è, uno scherzo? Metti via quell'ornello. Nadia, ti prego, fermati! Tu te ne pentirai, Nadia, non con me. Vattene, vattene! È una settimana che aspetto questo momento. Tu non sai cosa ho passato. Io e la bambina te ne sei fregato. Ma questa è l'ultima volta, guarda. Perché non fai più male a nessuno. E tu tornatene a te. Ti ho detto di andartene e di... Tu non metti via quella pistola. Non hai capito? Nadia, tu di me non hai nessun pietà, potere più. Un figlio in grembo. Non commette le pazzie. Tu ragione, Nadia. Vattene. Non è con te che ce l'ho, per favore. Guarda, Benito, tu non mi Ascolta conosci bene. Ascolta bene. Non mi conosci bene. Non hai ancora capito. Questa è l'ultima volta che mi vedi. Ma nel vero senso della parola, perché io... Vattene. Io ti ammazzo oggi. Butta via quella pistola. Cosa butto via? Sei non una... hai capito niente. Sei una pazza cosa criminale. Sono io, una pazza? Pazza criminale. Benito, vattene. Benito. Benito, va via dalla mia porta. Lasciala la porta. Vattene di là. Vattene di là. Benito. E tu, tornate nel letto, ho detto. Guarda, no, guarda, non farmi commettere una pazzia, non mi toccare, ho detto. Nadia. Mi fai schifo, sei un porco. Guarda, mandala via, mandala faccio fuori, schifo, se lo faccio fuori anche lei, Benito, guarda. Non mi conosci bene, guarda che carica, non sto vedi scherzando. Vedi che Gianna è malata. Non sto scherzando, Benito, è inutile, guarda, non, è inutile che tu supplichi. Io ragione, ormai Nadia. Sono decisa e non credo butti di via. Farmi paura, sai. Avanti, ascolta, metti butta via quella pistola. Metti giù le mani. Benito, guarda. Nadia! Sono proprio. Nadia, ripensaci ciò che stai facendo! Non ha più valore senza Gianna. Maledetto. Bastardo, devi morire. Ah, non dovevi farlo. Bastarda, guarda cosa hai fatto. Hai aspettato come un avvoltoi il momento per vendicarti e l'hai fatto. Non hai avuto scrupolo di coscienza. Hai ucciso Gianna, che non c'entrava in questa maledetta storia. Non hai avuto un briciolo di pietà nemmeno di quello bambino che portavi in grembo. L'hai ucciso senza colpa, maledetta. Cosa speri per te? È finita. Finirai per tutto il resto della tua vita dentro una galera. Pazza criminale, che non sei altro. Non ha più valore senza Gianna. Bastardo, maledetta. Devi morire. Ah, non dovevi farlo. Bastarda, guarda cosa hai fatto. Hai aspettato come un avvoltoi il momento per vendicarti e l'hai fatto. Non hai avuto scrupolo di coscienza. Hai ucciso Gianna, che non c'entrava in questa maledetta storia. Non hai avuto un briciolo di pietà nemmeno di quello bambino che portavi in grembo. L'hai ucciso senza colpa, maledetta. Cosa speri per te? È finita. Finirai per tutto il resto della tua vita dentro una galera. Pazza criminale, che non sei altro.
Cinzia, meglio orfana che un padre bastardo. Nella camera entra la bambina, figlia di Benito e Nadia, che, atterrita alla vista della tragedia, si mette a strillare. Grida. La madre, furiosa e piena di odio, prende la bambina da un braccio, portandola via bruscamente, dicendo: «Lascia di morire, questo è ciò che loro meritavano e lo hanno avuto». Si conclude così tragicamente quel cieco amore di Benito e Gianna in una pozza di sangue.